Lunedì 31 maggio, sciopero del trasporto ferroviario della Lombardia, dalle ore 9 alle 17, per una mobilitazione indetta da alcune sigle sindacali che potrà avere ripercussioni sul servizio ferroviario lombardo, con possibili disagi per i viaggiatori. I treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord potranno subire limitazioni e cancellazioni. Non sono coinvolte dall'agitazione sindacale le fasce orarie di garanzia, durante le quali i treni viaggeranno. Arriveranno a destinazione i treni in partenza entro le ore 9, con arrivo alla destinazione finale entro le ore 10. Sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Informazioni sull'andamento della circolazione saranno comunicate su sito e app Trenord nelle stazioni. Il giorno successivo, martedì 1 giugno, saranno invece le corse degli autobus ad essere a rischio per uno sciopero nazionale di 24 ore che potrà coinvolgere anche i dipendenti di ASF Autolinee. La mobilitazione in programma martedì si articolerà dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino a termine servizio per il personale viaggiante, per l'intera prestazione giornaliera per il personale impiegatizio e di officina. Tutte le corse in partenza, precisa l'azienda, dall'inizio del servizio alle ore 8.29 e dalle 16.30 alle 19.29 saranno portate a termine. Per la fascia pomeridiana dalle 16.30 il servizio riprenderà gradualmente. Verranno comunque garantiti i servizi non compresi nell'orario dello sciopero.